Innanzitutto buonasera a tutti. Io sono Andrea Cavallini, direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma. Vi presento, ci sono altri 3 membri dell'ufficio catechistico di Roma, che sono Suor Pina Ester De Prisco, Maria Teresa Meloni e Domenico Feliziani, e noi insieme lavoriamo appunto per la Diocesi di Roma alla catechesi e al servizio per il catecumenato. E poi abbiamo Francesca Cocchini, che non so dove la vedete, ma lei resterà sempre visibile. A un certo punto vedrete lei e anche le slide, poi il materiale che ci presenterà. Quindi di nuovo benvenuti a tutti quanti. Questo corso breve e introduttivo alla catechesi del Buon Pastore è un po' una novità, nel senso che questo è un periodo di grandi novità dal punto di vista della catechesi, nel senso che tutti quanti stiamo un po' costretti e un po' per sperimentazioni varie, stiamo provando appunto a fare formazione online, una serie di cose che normalmente sono state fatte in presenza, invece a cercare di farle online. E chiaramente non è la stessa cosa, quindi anche questo corso che faremo è una cosa un po' particolare. È un corso introduttivo alla catechesi del Buon Pastore e vi direi puramente introduttivo, cioè non è un corso abilitante, come sapete, la catechesi del Buon Pastore, anzi lo dico soprattutto per chi non lo sa, veramente non sa nulla della catechesi del Buon Pastore, ha una formazione approfondita e abbastanza lunga, che dura un paio d'anni. Quindi questi 6 incontri che faremo sono veramente una prima presentazione, come un primo sguardo d'insieme, che si focalizzano soprattutto sui fondamenti teorici del Buon Pastore, un po' sulla storia, no? Come nasce questa catechesi, come si è sviluppata, e i fondamenti del metodo del Buon Pastore. Proprio perché lo strumento della piattaforma online, in un certo senso, ci costringe a stare su questo livello, perché fare poi invece la formazione in presenza consente tutta una serie di altre cose, no? Di vivere insieme alcune dinamiche che chiaramente online non si possono vivere, online possiamo parlare, no? Scoprire cose. Quindi, soprattutto per chi non sa nulla del Buon Pastore, che sono i destinatari principali di questo corso, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è uscire da questa serie di incontri con uno sguardo d'insieme e soprattutto col desiderio poi di formarsi, di scoprire questo metodo più approfonditamente e anche direi di abilitarsi a vivere la catechesi del Buon Pastore concretamente. Noi come ufficio catechistico di Roma siamo contenti che ci sia questa occasione di fare insieme questa formazione. Con i responsabili, con le responsabili della formazione del Buon Pastore a Roma. C'è già stata negli anni passati, ci sono state varie occasioni qua e là, ma c'è anche sempre stato negli anni passati il corso ordinario, appunto, a Via Alessandria, che adesso è momentaneamente sospeso per questo tempo, ma speriamo, diciamo con Francesca qualche settimana fa, diciamo, speriamo che andando avanti con l'anno, magari col bel tempo, la bella stagione, si calmi un po' questa situazione pandemica e possiamo tornare a fare qualche attività in presenza di formazione. Bene, e quindi allora, come sapete, sarà Francesca Cucchini a condurre questi incontri e a introdurci nella catechesi del Buon Pastore. E quindi volentieri lascio a lei la parola. L'incontro avrà una grossa parte che sarà appunto la presentazione di Francesca, che ci introdurrà pian piano nelle diverse parti del percorso, e poi ci sarà magari alla fine l'occasione, se uno vuole chiedere qualche chiarimento, qualche cosa, si può fare. Allora, ringrazio naturalmente prima di tutto della possibilità di poter svolgere questi incontri. E di tutto l'aiuto che l'ufficio catechistico mi ha dato per poterlo fare e per poter anche comunicarlo a tante persone.
forse, ecco, una cosa buona del negativo del Covid è stato anche aver avuto il coraggio di avviare una nuova modalità per presentare questa catechesi. Questa catechesi del Buon Pastore, che ho visto già da alcuni visi e da alcuni nomi, parecchi di voi forse già la conoscono e mi pare di aver capito anche che ci sono già catechisti anche che già la praticano, però io intendo parlarne come a persone per le quali questa realtà è nuova. Questa realtà è nuova anche se è vecchia. Cioè ha tanta, tanta storia alle spalle, perché questa metodologia di rivolgersi ai bambini per aiutare la relazione tra Dio e il bambino. Ecco, lo scopo della catechesi è quello proprio di aiutare a far sì che Dio e il bambino possano incontrarsi. E questo desiderio e questa poco alla volta diventata quasi necessità che Dio e il bambino si potessero incontrare è stata avvertita nel 1954. Ecco, per questo dico è una metodologia che forse per molti è nuova, ma ha una storia alle spalle. Nel 1954 Sofia Cavalletti, che allora era una biblista, una studiosa soprattutto di letteratura giudaica, si muoveva nel mondo anche universitario, era assistente in filologia semitica e lavorava al biblico, ha tradotto opere giudaiche, si interessava a quegli studi, potremmo dire una studiosa che nella sua vita non aveva mai fatto catechesi. E Sofia Cavalletti insieme a Gianna Gobbi, e Gianna Gobbi era una educatrice montessoriana, aveva seguito anche gli ultimi corsi che Maria Montessori aveva fatto qui in Italia, era una grande educatrice montessoriana. Queste due persone nel 1954 hanno iniziato quella che Sofia ha poi chiamato un'avventura. Un'avventura e spiega così il perché di questo termine e dice che cos'è un'avventura? È qualcosa, sto leggendo dalle sue parole, qualcosa che si svolge in modo inatteso, che si inizia senza avere un progetto, un programma, senza sapere dove ci porterà. Esattamente così è cominciata per noi la catechesi del Buon Pastore. Quando Gianna Gobbi ed io ci siamo incontrate con un gruppetto di cinque bambini in una stanza della vecchia Roma, lei abitava dietro la Chiesa Nuova, via degli Orsini, quella era la sua casa, ci siamo incontrate con un gruppetto di bambini in una stanza della vecchia Roma, pensando che questa iniziativa ci avrebbe impegnato per un ristretto numero di incontri, dopo i quali saremmo tornate rapidamente alle nostre consuete occupazioni. Era stato chiesto a Sofia e a Gianna di preparare per la prima comunione, di formare per la prima comunione un gruppetto di cinque bambini che per vari motivi non aderivano a una qualche parrocchia. Erano bambini di famiglie che avevano scelto un cammino un pochino particolare, diverso da quello più consueto. A questa richiesta che venne fatta a Sofia e a Gianna, questa richiesta da parte di Adele Costagnocchi, un nome che forse a qualcuno risuonerà, era una Non grande sento niente. educatrice montessoriana anche lei, ecco, Sofia e Gianna aderirono, dissero va bene, per preparare cinque bambini, proviamoci. E poi prosegue così, Sofia, dice, è cominciata questa iniziativa che ci avrebbe impegnato tutta la vita, è cominciata con un bambino i cui occhi, dopo la lettura del primo capitolo della Genesi e la riflessione su di esso durata 2 ore,
Al momento di andar via si sono riempiti di lacrime. Sofia, vi ho detto, era una studiosa di Bibbia, non aveva mai fatto la catechista, l'unica cosa che conosceva era la Sacra Scrittura, e a questi cinque bambini, erano bambini per noi diciamo già grandi, erano bambini sui 6-7 anni, aveva iniziato a leggere le prime pagine della Bibbia. Inconsapevolmente, prosegue Sofia, abbiamo allora cominciato a porci nei riguardi del bambino quella domanda che ci ha sempre accompagnato in questi più di 50 anni e che con crescente intensità ancora ci accompagna. Chi sei? Come vivi il tuo rapporto con Dio? È la domanda, dice Sofia, che nel corso degli anni si è precisata in com'è il rapporto della creatura umana nella prima stagione della vita? Il rapporto con Dio del bambino nella prima stagione della vita. Sofia era consapevole, e non perché non era mai stata catechista, e neppure Gianna era consapevole, non perché era stata catechista, era consapevole che il rapporto tra Dio e il bambino era qualcosa di sconosciuto. Sconosciuto perché di fatto molto spesso, e la tradizione cristiana è andata avanti così per tanto tempo, si era pensato che con il bambino, per fargli conoscere il mistero di Dio, per parlare al bambino del mistero di Dio, occorre semplificare molto, ridurre molto, in qualche modo presentare il mistero di Dio in modo rimpicciolito rispetto a quello che normalmente si fa con l'adulto. E invece Sofia e Gianna avevano preso sul serio le frasi che nel Vangelo leggiamo sul bambino. Perché nel Vangelo la realtà del bambino è del bambino molto piccolo. Sono dei testi del Vangelo in cui si parla proprio del bambino che non sa ancora parlare. E quei testi che nel Vangelo parlano del bambino ne parlano in un modo straordinariamente impegnativo. Ricordo soltanto alcune frasi che conosciamo benissimo tutti. Luca, capitolo 10, versetto 21, Gesù dice che loda e benedice il Padre perché rivela ai piccoli le cose del regno, le rivela ai piccoli. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, leggiamo: il regno di Dio è di coloro che si fanno simili ai bambini. E il Vangelo di Luca porta una variante su questa frase. Il regno di Dio è di coloro che lo ricevono come lo riceve un bambino. Allora la domanda diventa importante. Come riceve il regno di Dio il bambino? Evidentemente, se Gesù ha parlato in questo modo dei bambini, questo vuol dire che c'è una modalità tutta propria del bambino di conoscere, di ricevere il regno, che poi significa ricevere il rapporto con il Dio, che è il Dio del regno, con il Signore del regno. Ecco, ha una sua modalità. Questa modalità Sofia e Gianna non la conoscevano. E allora si sono messi in osservazione, in ascolto, hanno cercato poco alla volta il modo di poter raggiungere in maniera veramente profonda, e che le prime a essere sorprese di questo sono state proprio loro, di poter raggiungere qualcosa, conoscere qualcosa di quella relazione che Dio vive con i bambini. E quando parliamo di bambini, ripeto, ne parliamo con tutte le sfumature che il termine ha nei Vangeli. Nei Vangeli si parla di lattanti, pensiamo al Salmo,
dalla bocca dei bambini e dei lattanti arriva la lode a Dio. E dico subito che da un po' di anni, da circa 5 o 6 anni, si stanno facendo delle interessantissime sperimentazioni di questa catechesi con i bambini, di 2 anni. Normalmente iniziamo a 3 anni, ecco, si stanno avviando delle sperimentazioni con bambini di 2 anni. Ecco, quindi bambini lattanti, bambini ancora infanti che non parlano, bambini più di un'età più alta, fino a questa catechesi è rivolta a bambini che vanno appunto, diciamo, dai 2 o 3 anni fino ai 13-14 anni. È una catechesi che segue lo sviluppo del bambino nel suo sviluppo intellettuale, fisico, psicologico, e ha scoperto e continua a scoprire anche nel suo sviluppo religioso, nel suo sviluppo di rapporto di fede con Dio. Il testo che vi ho letto l'ho ricavato da un'antologia che ho curato insieme a mia sorella, è stata pubblicata alcuni anni fa. Un'antologia di testi di Sofia Cavalletti ed è un testo pubblicato dall'editrice Deoniane, quella è la fotografia di Sofia che sta lavorando a un materiale, e sono testi importanti perché non solo parlano appunto degli inizi di questa catechesi, danno un pochino la storia di questa catechesi, ma poi entrano in merito a dei temi molto importanti, la formazione morale, il rapporto fra annuncio e storia, il tema della presentazione della scrittura in modo tipologico, insomma, vari argomenti che fanno parte proprio dell'essenziale di questa catechesi. Ma Sofia ha scritto anche, questi sono forse più noti, perché sono già da tanto tempo che sono stati pubblicati, Il potenziale religioso del bambino, da Città Nuova, descrizione di un'esperienza con bambini da 3 a 6 anni. E questo testo ha già molti anni alle spalle, ma poco prima di morire, Sofia è morta nel 2011, un paio d'anni prima Sofia ha rivisto alcune cose di questo testo e quindi adesso la pubblicazione ultima, la ristampa, porta una errata corrige perché Sofia ha corretto alcune affermazioni che aveva fatto tanti anni fa. Le ha potute correggere perché questa catechesi è iniziata in modo totalmente sperimentale, ma continua a essere sperimentale. È una catechesi che pone il catechista, lo vedremo, in un atteggiamento sempre di osservazione, di studio, di ricerca, di sempre una maggiore comprensione di quello che appunto ho definito il mistero della relazione tra Dio e il bambino. Quindi, primo volume, l'esperienza con bambini da 3 a 6 anni, e il secondo volume, il potenziale religioso tra i 6 e i 12 anni. Queste sono un po' la bibliografia essenziale dalla quale possiamo ritrovare la storia, elementi specifici del metodo catechetico che sta alla base della catechesi del Buon Pastore. La catechesi del Buon Pastore, però, come catechesi, nasce con Sofia Cavalletti e Gianna Gobbi nel 1954, lì è quando appunto si è preso l'avvio, ma alle spalle ha una scoperta che fece Maria Montessori nel 1916. Maria Montessori nel 1916 si trovava a Barcellona, in Spagna, e in quell'anno si celebrava a Barcellona
un convegno eucaristico. Per cui Maria Montessori venne a contatto con alcuni benedettini dell'abbazia di Montserrat, dei liturgisti, e entrando in contatto con il mondo della liturgia, trovò che vi era una grande sintonia tra il metodo liturgico e il metodo pedagogico che lei già da vari anni aveva avviato. Sappiamo, Maria Montessori ha iniziato la sua scoperta del bambino a Roma, ma poi il suo metodo si era diffuso da molte altre parti. Qual è la sintonia che Montessori ha trovato tra la liturgia e il suo metodo? In pochissime parole, la liturgia è quel metodo attraverso il quale Dio si relaziona con gli uomini, Dio si comunica con l'umanità, con la sua creatura, vuole comunicare la propria vita di risorto, la comunica attraverso l'acqua del battesimo, vuole comunicare la sua vita che cresce nella creatura e la comunica attraverso un cibo e una bevanda, il pane e il vino. Vuole comunicare il dono dello Spirito Santo e lo comunica attraverso il segno dell'Epiclesi, una mano che si apre, che si estende. Ecco, la liturgia utilizza dei segni concreti, acqua, vino, olio, gesti, inginocchiarsi, il segno della croce, il segno epicletico, il segno dell'offerta. La liturgia è fatta di segni, gesti, parole. Maria Montessori, penso che tutti sappiamo, ha impostato il suo metodo attraverso un materiale. Per parlare di grammatica, utilizza dei materiali di legno, o materiali di carta. La matematica è tutta impostata su un materiale concreto. Ecco, la concretezza di un materiale che comunica una realtà che è trascendente, che non è visibile. Allora, questo è stato ciò che più di ogni altra cosa ha fatto sì che Maria Montessori chiedesse a questi liturgisti che aveva cominciato a conoscere a Barcellona, chiedesse di aiutarla a introdurre nella sua casa dei bambini che aveva aperto lì a Barcellona, di introdurre qualcosa di religioso, qualcosa di formazione religiosa. Erano 1916, quindi era una liturgia assai preconciliare, però quella era quella che in quel tempo si celebrava. E Maria Montessori ha descritto i risultati di questa esperienza in tre piccoli saggi che l'Opera Omnia di Maria Montessori ha pubblicato nelle edizioni Garzanti. Tre saggi dal titolo I bambini viventi nella Chiesa, la vita in Cristo, la Santa Messa. Ecco, ma che cosa ha visto Maria Montessori in questo breve, perché è durato pochi anni, un anno e mezzo mi pare, questa esperienza fatta a Barcellona. Che cosa ha scoperto Maria Montessori del bambino in contatto, messo in contatto con la realtà religiosa? Ha scritto questo: il bambino piccolo ha una tendenza che non si può indicare meglio che chiamandola il periodo sensitivo dell'anima, nel quale ha intuizioni e slanci religiosi che sono sorprendenti per chi non abbia osservato il bambino al quale fu reso possibile esprimere i bisogni della vita interiore. Questo lo scrive Maria Montessori nel suo libro forse più importante, più conosciuto, La scoperta del bambino. Ecco, Maria Montessori ha scoperto il bambino e a Barcellona ha scoperto il bambino, chiamiamolo il bambino religioso. E c'è un elemento che voglio sottolineare di questa frase della Montessori. Ha detto
Il bambino al quale fu reso possibile esprimere i bisogni della vita interiore. È necessario permettere al bambino creare le condizioni mediante le quali il bambino possa esprimere i bisogni della sua vita interiore. E questo come per ogni altra cosa, se vogliamo che un bambino impari a camminare, non lo possiamo sempre tenere chiuso in una carrozzella. Se vogliamo che un bambino impari a parlare, e il camminare e il parlare sono esigenze, potremmo dire quasi naturali, vitali del bambino, ecco, ma se deve imparare a parlare, lo dobbiamo inserire in un ambiente dove possa ascoltare, dove possa sentire la parola. Se un bambino sta in un ambiente dove nessuno parla, non può esprimere quella che è una esigenza che arriva a un certo momento della sua età. A un certo momento della sua crescita, il bambino acquista delle capacità che sono frutto delle esigenze del suo proprio essere. Quando la sua costituzione, la sua crescita arriva a un punto particolare, a un momento particolare, ecco che lì scatta questa esigenza quasi insopprimibile di realizzare ciò che può aiutarlo a vivere e a realizzare quella sua esigenza. Allora, Maria Montessori ha scoperto a Barcellona che il bambino ha anche delle esigenze spirituali. Il bambino ha una vita interiore. E prosegue. In quello scritto che ho prima nominato, I bambini viventi nella Chiesa, scrive così: l'iniziazione religiosa, cioè quello che aveva cominciato a fare, quel pochissimo che aveva iniziato a fare, aveva cominciato con questi liturgisti a preparare un piccolo ambiente nella casa dei bambini dove vi erano delle immagini e dove si creava una condizione di ordine, di silenzio, di particolare centralità dell'essenziale. Ecco, allora Maria Montessori scrive: l'iniziazione religiosa apparve quasi il fine dell'educazione che il metodo si propone di dare. È un'espressione molto, molto forte. Il fine del metodo che Maria Montessori stava proponendo, ecco, l'iniziazione religiosa le apparve quasi il fine, la finalità di tutto quello che nel suo metodo proponeva per i bambini. Il silenzio, un elemento direi quasi imprescindibile per la crescita, lo sviluppo, il nascere della vita interiore. E nelle case dei bambini il metodo Montessori ha molto a che fare con il silenzio. Maria Montessori ha anche una bellissima lezione sul silenzio. Ecco, il silenzio è importante nel metodo Montessori per se stesso. Ma qui che cosa succede? Che il silenzio nell'ambito del religioso diveniva il raccoglimento interiore, il camminare silenziosamente, il recare in mano oggetti. Il bambino piccolo nelle case dei bambini impara proprio a come ci si muove, come si adoperano tutti gli oggetti. Sappiamo, nelle case dei bambini gli oggetti, se devono essere di vetro, sono di vetro, se sono di ceramica, sono di ceramica, perché il bambino deve imparare a usare questi strumenti, e se tutto è plastica cadono, non si rompono e non imparerà mai che attenzione bisogna avere, che cura bisogna avere nel toccare determinati oggetti. Ecco, il recare in mano oggetti come ad esempio candele accese, vasi di fiori da porre sull'altare, erano tutte quasi ripetizioni di ciò che il bambino aveva appreso a fare tra le pareti della classe, ma acquistavano una finalità nuova. Esse quindi debbono loro apparire, queste azioni, queste ripetizioni, questi esercizi, debbono loro apparire come scopo dello sforzo pazientemente sostenuto, donde scaturisce per essi
un senso gratissimo di gioia e di nuova dignità. E qui sono due termini sui quali mi voglio un pochino più fermare. Gioia e nuova dignità. La gioia è, ecco, Maria Montessori scrive, la gioia è sempre segno di crescita interiore. La gioia è qualcosa che quella che Maria Montessori ha scoperto nel bambino avvicinato alla realtà religiosa, ecco, quella particolare gioia che il bambino ha mostrato nel contatto con il religioso, è una gioia che Maria Montessori ha tentato di penetrare un pochino di più, e Sofia Cavalletti e Gianna Gobbi nella loro attività l'hanno molto spesso riaffermata, riconsiderata e in qualche modo sempre meglio qualificata. Scrive così Sofia Cavalletti, sempre in quel libro che vi ho detto, dove fa anche un po' la storia della catechesi. Ricorda intanto, e mi piace ricordarlo qui, che dal 1967 al 1972 il corso della catechesi del Buon Pastore per gli adulti, cioè quello che serviva per formare i catechisti, si è tenuto nella sede del vicariato della diocesi di Roma, per richiesta dell'allora direttore dell'ufficio catechistico Don Giulio Salimei. Quindi dal 67 al 72, lo ricordo molto bene perché io frequentai quel corso, al terzo piano del vicariato, che era un enorme salone. E lì si svolgevano le lezioni di formazione per i catechisti, due volte alla settimana, ricordo il martedì e il venerdì, 2 ore e mezzo e 2 ore e mezzo. E poi c'era un'altra sala più piccola dove si era sistemato un po' l'atrio con tutto il materiale. E Sofia scrive: è stato frequentato quel corso da centinaia di persone, per lo più suore, che operavano nella periferia di Roma e quindi in ambiente operaio. I bambini che venivano in via degli Orsini, cioè a casa sua, dove aveva avviato tutta questa attività dal 54, i bambini che venivano in via degli Orsini appartenevano prevalentemente ad ambienti di intellettuali e di livello alto borghese. Da quello che le suore raccontavano, la risposta dei bambini in ambedue gli ambienti erano identiche. Alcune volte addirittura venivano espresse con le stesse parole. Questo ci ha fatto capire che le risposte non venivano da questo o quel bambino che viveva in questo o quell'ambiente, venivano dal bambino, cioè dal bambino in quanto tale, non un bambino di Roma, un bambino di Calcutta, un bambino degli Stati Uniti, un bambino di campagna, un bambino di città. Il bambino. E continua Sofia, quanto avevamo osservato nei lontani anni 60 e 70, cioè quanto avevano osservato Sofia e Gianna nel loro piccolo centro, erano 3 stanze grandi della casa di Sofia Cavalletti, ma insomma in 3 stanze non è che possono entrare tanti bambini. E dopo i corsi fatti al vicariato hanno raggiunto le scuole, hanno raggiunto dimensioni, realtà di bambini molto più numerose. Ecco, quanto avevamo osservato negli anni 60 e 70 è stato poi confermato su larga scala quando la catechesi ha raggiunto proporzioni mondiali. E che cosa ha colpito Sofia? Quella prima volta, quando aveva iniziato con quel gruppetto di 5 bambini, dice così: era la prima volta che ci radunavamo con un piccolo gruppo di bambini. Nella stanza in cui erano stati ricevuti non c'era niente che fosse alla loro portata e che comunque potesse interessarli. Era lo studio di Sofia, c'erano solo libri. Ma c'era la Bibbia. Leggemmo il primo racconto della creazione in Genesi 1. Quando, dopo 2 ore, vennero a chiamare i bambini
perché le mamme li stavano aspettando per andare a casa. Gli occhi di Paolo, un bambino che venuto alla prima riunione aveva detto che non intendeva tornare perché quello era il suo unico giorno libero e voleva averlo libero. Quando arrivò la mamma, gli occhi di Paolo si riempirono di lacrime. Inutile dire che Paolo tornò non solo alle riunioni che seguirono, ma anche negli anni seguenti. Quegli occhi pieni di lacrime hanno indirizzato la vita di Gianna e la mia e sono alle origini della catechesi del Buon Pastore. È molto bello, guardando in prospettiva cose tanto lontane, continua Sofia, rendersi conto che già i primi passi di quella catechesi erano guidati dalla forza della parola e dalla gioia che da essa scaturisce. Ecco, la gioia. Torneremo molto su questo elemento, ma voglio appunto fin dall'inizio dire che è rimasta una costante nell'esperienza che hanno fatto Sofia e Gianna e che abbiamo fatto poi tanti altri di noi. Io mi sono scordata di dirvi che sì, sono formatrice catechista in questo metodo. Ma prima di essere formatrice e catechista sono stata bambina. Io mi sono formata da piccola nella catechesi del Buon Pastore. Sofia e Gianna sono state le mie catechiste da piccola. E quindi è un metodo, un modo di formare, di aiutare la crescita spirituale che io ho vissuto prima come bambina e poi appunto anche in seguito. Non ho mai lasciato la casa di Sofia, ci sono entrata da bambina e poi fino a quando lei è vissuta ho collaborato con lei nella formazione e quando poi lei è morta il centro di catechesi che stava a casa sua è passato e sta adesso a casa mia. Allora, la gioia è sempre segno di crescita interiore. Ma Maria Montessori, oltre alla gioia, aveva indicato una nuova dignità. La dignità, dignità che cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino è persona, lo sappiamo, certo, non c'è bisogno che ce lo ricordiamo, ma dire che è persona vuol dire che ha una sua identità propria, specifica. Un'identità che deve essere rispettata e che si manifesta, una dignità, Maria Montessori parla di nuova dignità, una dignità come essere religioso, come essere capace di essere partner nel rapporto con Dio, capace di vivere l'alleanza con Dio, con la sua specificità. Ecco, il bambino, e quando qui parliamo di bambino, ripeto, dobbiamo considerare per Maria Montessori, in quel momento erano i bambini della casa dei bambini, quindi i bambini a partire dai 3-4 anni. E questi sono i bambini con i quali normalmente iniziamo la catechesi, ma ripeto, possiamo iniziarla anche un po' prima. E anche un po' prima il bambino si rivela capace di essere partner nell'alleanza con Dio. Abbiamo preso sul serio, dobbiamo prendere sul serio, continuo a ripetere, quelle parole del Vangelo. Non indicano un tornare come bambini perché il bambino è disponibile alla fede, quasi fosse un credulone che crede a qualunque cosa, non perché il bambino è puro, manca di passioni, manca di tutte quelle specificità, quelle qualità che poi lo rendono adulto e complesso. Il bambino che Gesù richiama, che mette, che lo chiama e lo mette al centro, lo pone al centro per dire se non ritornate come bambini, ecco, quel bambino a cui bisogna ritornare è quel bambino che vogliamo sempre di più scoprire perché Gesù lo ha presentato con quell'autorevolezza con cui l'ha presentato.
Vi invito veramente a leggere i passi del Vangelo dove Gesù parla dei bambini. Non sono pochi e non sono marginali. Gesù parla dei bambini nei momenti più drammatici della sua vita, nei momenti più importanti della sua vita. Ne parla subito dopo aver dato l'annuncio della sua Pasqua, quando non hanno il coraggio gli apostoli di chiedergli che cosa vuoi dire. E non avendo il coraggio di chiedergli che cosa vuole dire, quando annuncia, ma risorgerò, si mettono a parlare di chi è il più grande fra di loro. E Gesù allora dice, ecco il bambino, perché il bambino invece fa domande. Il bambino non si preoccupa di non fare domande, il bambino vuole approfondire, ecco una qualità specifica del bambino. Allora, senso gratissimo di gioia, una gioia particolare, quella gioia che si prova quando si soddisfa un'esigenza profonda, non la gioia che si ha quando si fa un bel gioco, quando si sta in compagnia, che quella è una bella cosa, ovviamente, ma qui la gioia che scaturisce dall'esperienza è una gioia che rimane, che si prolunga nel tempo, che non si esaurisce subito, è una gioia, una qualità particolare di gioia, è la nuova dignità. Allora, questa catechesi, continuo a darne alcune caratteristiche, e mi piace parlare di questa caratteristica oggi, che siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Ecco, questa catechesi si è rivelata una catechesi ecumenica, a partire da una data ben precisa. Nel 1975 Sofia Cavalletti fu chiamata negli Stati Uniti a svolgere un corso di formazione di catechesi. Nel 75 già era, questa catechesi era iniziata nel 54, quindi aveva già più di 20 anni, a svolgere un corso di formazione per catechisti negli Stati Uniti. E il pubblico che aveva davanti era un pubblico cristiano non solo cattolico, vi erano episcopaliani in gran parte negli Stati Uniti, la maggior parte delle chiese cristiane sono episcopaliane. E in quell'occasione quindi si cominciarono a formare a questa catechesi non soltanto dei cattolici, ma anche dei cristiani di chiese evangeliche. Poi, nel corso degli anni, in questa catechesi sono entrati anche ortodossi. Beh, io stessa qui in Italia ho fatto una volta un corso di formazione per catechisti e vi erano due signore che sono venute dalla Grecia, erano ortodosse. All'estero, mia sorella spesso va a fare corsi fuori dell'Italia di formazione per catechisti e in Germania, in Slovenia ci sono luterani. Ecco, quindi una catechesi che si è rivelata capace di essere accolta da tutte le chiese cristiane. Ovviamente, se pensiamo soprattutto alla Chiesa ortodossa, la liturgia si adatta a quella che è la liturgia propria delle chiese ortodosse, non può essere esattamente nella forma identica a quella della Chiesa cattolica, ma a parte questi che veramente sono dettagli, la catechesi del Buon Pastore è una catechesi ecumenica e capiremo anche come mai è possibile questa ecumenicità della catechesi del Buon Pastore. Qui ho messo un articolo, non c'è bisogno di leggerlo ovviamente, pubblicato negli Stati Uniti, e accanto la Chiesa Ortodossa, l'Arcidiocesi d'America, che annunciava un corso di formazione per loro. È una catechesi ecumenica ed è una catechesi universale. E qui veramente è stata la sorpresa forse più grande che hanno avuto, ma di sorprese ne hanno avute tante, ma insomma Sofia e Gianna, fra le grandi sorprese che hanno vissuto
nella loro lunga attività di catechiste, è stata proprio questa dell'universalità. Catechisti che si formano nei nostri corsi e che, perché ormai i corsi si svolgono in Italia, si svolgono all'estero e si svolgono un po' da tutte le parti, e poi chi è formato forma altri, insomma, in pratica questa catechesi viene svolta in tutti e cinque i continenti. Stati Uniti, America Latina, in Europa, in Africa, in Australia, in Asia, in Cina, a Pechino, che sono centri di catechesi del Buon Pastore. E un momento molto particolare si è verificato nel 2009. Nel 2009 è successo qualcosa di molto importante per la nostra catechesi, perché le suore di missionarie della carità, li vedete, una suora di Madre Teresa, le conosciamo forse più così, ecco, le suore missionarie della carità, nel loro capitolo che si svolse a Calcutta dopo la morte di Madre Teresa, erano venute in vario modo a conoscere questa catechesi, sia dall'America Latina, in Colombia, a Panama, sia negli Stati Uniti, proprio nel Bronx dove lavoravano, e riportarono un po', raccontarono i frutti di questa catechesi che avevano sperimentato, e il capitolo generale delle missionarie della carità decise di accogliere questa catechesi come catechesi per tutti i loro centri di lavoro con i bambini e anche per la formazione stessa delle loro monache, delle loro suore. Telefonarono a Sofia per chiederle quasi il permesso: possiamo adottare per i nostri centri questa catechesi? Potete venirci incontro aiutandoci a formarci in questo metodo? E Sofia rimase, cioè non vi devo dare nessun permesso, cioè la catechesi non è mia. Catechesi, Sofia l'ha definita un dono alla Chiesa, un dono alla Chiesa, non è mia, quindi non devo permettervi di adottarla. Ma subito dopo Sofia volle recitare il Magnificat. Perché vide che una volta fatta propria dalle suore di Madre Teresa, non sono certamente soltanto loro che lavorano con i poveri, che lavorano nei centri più marginali, ci sono tante altre presenze religiose, laiche, cristiane che lavorano in quegli ambiti, però certamente le suore di Madre Teresa lavorano lì dove c'è più necessità, c'è più povertà. E allora Sofia proprio recitò, pregò il Magnificat e disse: la catechesi è arrivata dove doveva arrivare. Cioè è arrivata proprio lì dove c'è più povertà e quindi forse c'è più capacità e ricchezza di vivere il rapporto con Dio. Comunque mi interessava adesso semplicemente dirvi una catechesi ecumenica e una catechesi universale che ci impegna molto perché più si va diffondendo e più è necessario preparare le persone e quello però che è veramente un dono che questa universalità fa alla catechesi del Buon Pastore è quello di confermarne la validità a prescindere dai luoghi e dai destinatari. Bambini, dicevo prima, Sofia aveva detto, non è quel bambino o quel bambino che vive in quell'ambiente o in quell'altro ambiente, è il bambino che si relaziona con Dio. E il bambino nella sua essenza. Tutti i bambini a un certo numero di mesi sanno l'esigenza di camminare.
tutti i bambini quando arrivano verso i, non so, 5, 6 mesi, 6 mesi, 7 mesi, adesso non sono così informata, io non ho figli, anche se ho nipoti, però non mi ricordo quando è che un bambino comincia a fare i vocalizzi. E quindi manifesta questa esigenza insopprimibile di parlare. Tutti i bambini, da tutte le parti del mondo, sono esigenze vitali. Allora, l'esigenza religiosa è apparsa e continua ad apparire come una esigenza vitale nel bambino. E rispondere a questa esigenza aiuta il bambino a manifestare la sua propria risposta, e questa risposta è uguale, straordinariamente è uguale. Il bambino che vediamo qui africano, o il bambino che viene nel centro, che sta a casa mia, via Alessandria, quartiere Nomentano, o i bambini che avvicinano le suore di Madre Teresa, ecco, rispondono allo stesso modo. Rispondono allo stesso modo a chi? Rispondono allo stesso modo all'unico Signore. Rispondono allo stesso modo a quella che è la stessa voce, a quella che è la stessa realtà, che è la persona di Gesù. Il mistero di Dio. Quindi la catechesi ecumenica e la catechesi universale permettono di confermarci in alcune caratteristiche della catechesi del Buon Pastore che sempre di più ci appaiono fondamentali. Allora, quali sono, scusate, mi compare un quadro che non. Ecco, quali sono le fonti della catechesi del Buon Pastore? Quali sono le fonti? Le fonti sono. Perché non vado avanti? Che è successo? Si è bloccato? Ah, ecco. Le fonti sono la Bibbia. Sofia aveva iniziato la sua esperienza leggendo le prime pagine della Bibbia. Certamente noi, né lei, dopo quella prima esperienza con bambini, ripeto, già avevano 6-7 anni, iniziando con bambini di 3 anni, non iniziamo con i primi capitoli della Genesi, ma iniziamo con la Bibbia. La Bibbia sì. La Bibbia sì, il bambino messo a diretto contatto con la parola di Dio. Questo è un elemento imprescindibile. Il bambino è messo a diretto contatto con la parola di Dio, non con un riassunto, non con una sintesi, non con una riproposizione delle narrazioni bibliche attraverso altri libri, con immagini, permetto di dire, con una Bibbia a fumetti, una Bibbia a dimensione bambino. Non c'è una Bibbia a dimensione bambino. La Bibbia è la Bibbia, la parola di Dio è la parola di Dio. E il bambino è messo a diretto contatto con la parola di Dio. Tornando indietro a quelle correzioni che Sofia ha fatto nel suo volume sull'esperienza religiosa del potenziale religioso del bambino dai 3 ai 6 anni, ecco, nei primi anni della catechesi, Sofia, quando doveva presentare una determinata pagina della Bibbia, una parabola, un testo evangelico, ecco, qualunque narrazione della Bibbia, prima di leggerla direttamente dalla Bibbia, perché sempre si è letto direttamente dalla Bibbia, ma prima di leggerla, molto spesso ne faceva come una
piccola presentazione, una breve, ma comunque la introduceva quel racconto prima dicendo a parole sue e poi dicendo adesso però leggiamo proprio il testo. Ecco, nei primi anni si faceva così e nel potenziale religioso del bambino, quel volume stampato, pubblicato da Città Nuova, quando si parla di come si presenta la Bibbia ai bambini, si dice prima si introduce brevemente a parole nostre quell'episodio, quella pagina e poi si legge. Ecco, dopo alcuni anni questo non l'abbiamo più fatto. Si legge direttamente, non si riassume prima. Quello che prima si può fare, e chiaramente se c'è una parola difficile, se c'è un minimo di introduzione che contestualizzi quel testo, non che riassuma quel testo. Gesù si trovava vicino a un lago, Gesù camminava, Gesù stava nel tempio. Ecco, questo minimo di introduzione. Devo parlare della parabola del buon pastore. Può darsi che un bambino di 3 anni non abbia mai visto, non sappia chi è un pastore. La parola pastore potrebbe essere una parola nuova. E allora, prima di leggere, posso dire: una volta Gesù ha detto che lui è il buon pastore. Il pastore è una persona che si prende cura di animali. Basta così, non c'è bisogno di dire altro. Adesso leggiamo le parole che Gesù ha detto. Quindi il bambino è messo direttamente a contatto con la parola di Dio. Vedremo poi, sto facendo appena un inizio di introduzione, vedremo poi quali pagine della Bibbia, a seconda dell'età del bambino. Ma quali pagine della Bibbia per i 3 anni, quali pagine per i 5, quali pagine per i 9, ecco, quali episodi, quali parabole, quali testi dell'Antico, del Nuovo Testamento vanno bene, diciamo, si corrispondono all'esigenza del bambino, questo non è stato frutto di uno studio a tavolino. Questo è stato il bambino stesso che ce l'ha indicato. Sono stati i bambini che, di fronte a vari annunci che venivano fatti attraverso il loro lavoro, vedremo poi come si svolge un'attività con il bambino, ecco, attraverso il loro lavoro, attraverso i loro disegni, attraverso le loro parole a volte, ma soprattutto attraverso la loro libera scelta, hanno fatto capire quali pagine della Bibbia rispondevano di più alle loro esigenze spirituali. Per cui quello che non ci piace mai chiamarlo programma, perché programma sa di qualcosa di scolastico, ecco, ma quello per intenderci che è sì, chiamiamo così, il programma della catechesi di un anno di lavoro con i bambini, è il frutto dell'osservazione e della sperimentazione. Sono stati i bambini che hanno indicato il percorso da svolgere. E per questo ci sono stati molti anni di esperienza. Non è la catechesi del Buon Pastore, è nata nel 1954, ma nel 1955-56 aveva iniziato a. Si era iniziato a scoprire qualcosa che poi si è andato sempre più approfondendo. E in questo approfondimento, certo, il diffondersi della catechesi è stato di aiuto straordinario, perché sono stati, ripeto, sono stati tutti i bambini dei vari contesti che rispondendo allo stesso modo a uno stesso annuncio hanno indicato che quell'annuncio era fatto proprio per loro, per quell'età, rispondeva bene a quelle loro esigenze. Allora, ci chiedevamo quali sono le fonti di questa catechesi. La Bibbia, innanzitutto, la Bibbia è, quando dico Bibbia, è il libro della Bibbia. Della Bibbia per adulti, per bambini, per adolescenti,
La parola di Dio è solo quella, non c'è altra. La Bibbia cresce a seconda dell'età, e allora ecco che un modo specifico di presentare la Bibbia nella sua valenza narrativa e quella che chiamiamo nella storia della salvezza, ecco la storia della salvezza che va presentata, la presentiamo ai bambini attraverso il metodo tipologico, che è il metodo proprio dei profeti, il metodo proprio di Paolo, di San Paolo, la parola typos la troviamo in Paolo. La lettura tipologica della Sacra Scrittura. Questo è il metodo che hanno adoperato i padri della Chiesa, è il metodo che sta a fondamento della liturgia e quando presentiamo ai bambini la Sacra Scrittura nella sua dimensione di narrazione storica, quindi nella continuità tra Antico e Nuovo Testamento, la presentiamo con il metodo tipologico. La lettura tipologica della Sacra Scrittura, questo è un materiale che usiamo con i bambini, naturalmente è presentato a bambini dopo 7-8 anni. Storia della salvezza si presenta a un'età che è più grande. Perché si deve presentare a un'età più grande? Perché la Bibbia è innanzitutto storia. La Bibbia ci parla di storia. Dio si rivela attraverso la storia, ma questa storia di cui parla la Bibbia è una storia tanto antica, tanto distante da noi. È una storia che è stata narrata con categorie, con una comprensione di uomini e di persone, di credenti vissuti non 2000 anni fa, ma anche 3000 anni fa. E la loro maniera di vivere e di scoprire Dio e di narrare la loro esperienza di Dio e il Dio che si rivela attraverso la storia vissuta da credenti, dal popolo ebraico, sto parlando dell'Antico Testamento, è una storia che ha bisogno di essere compresa nelle sue dimensioni più oggettive per essere compresa bene. E perché questo sia possibile, il bambino ha bisogno di sapere cosa significa un linguaggio storico. Ha bisogno di capire che 3000 anni fa si viveva in modo diverso da oggi. Ha bisogno di capire che se ci sono dei costumi, dei modi di pensare, di vivere diversi dai nostri, è perché c'è stato un tempo in cui si viveva e si pensava così. Cioè la Bibbia nella sua dimensione storica ha bisogno di lettori che sappiano muoversi nel tempo e nello spazio, sappiano muoversi in ambienti, muoversi con l'immaginazione, muoversi con il pensiero in ambienti diversi da quello nel quale noi viviamo. Un bambino di 3-4 anni, di 5 anni, ancora di 6 anni, non ha questa capacità. E allora ecco che la Bibbia nella sua dimensione storico-narrativa la presentiamo e ne parliamo con i bambini a partire dai 7-8 anni. Non possiamo parlare di Abramo a un bambino di 4, 5, 6 anni. La vicenda di Abramo è una vicenda troppo legata al suo tempo per poter essere compresa nel modo più giusto possibile. E quindi non è che non parliamo dell'Antico Testamento ai bambini piccoli, anzi, forse posso subito dirvi che le prime pagine che leggiamo ai bambini della Bibbia sono proprio le profezie messianiche. Prima ancora dei testi evangelici. Ma la Bibbia nella sua portata storica è tutta una realtà che presentiamo a partire da una certa età. Per questo anche
La catechesi del Buon Pastore è una catechesi che si presenta, si lavora con bambini di cui si segue lo sviluppo lungo gli anni. Iniziamo, diciamo, a 3 anni e portiamo avanti il nostro lavoro fino ai 12, 13, 14 anni. E allora, ecco, arriva il momento in cui si entra proprio in quella che è la storia della salvezza. Poi, accanto alla Bibbia, l'altra fonte è la liturgia. Non riesco a capire che cosa appare qui nello schermo. Che cosa c'è, Francesca? Sta chiedendo di Noi annotare. vediamo il bambino inginocchiato davanti all'altarino. Ma io trovo, ho una richiesta. Durante l'annotazione non è possibile controllare il contenuto condiviso fino a quando non si interrompe l'annotazione. Non so che cosa sia. Ah, forse si è attivato un sistema per disegnare sulle slide, ma non ti interessa Ah, no, ancora, non vabbè, c'è allora l'ho nulla. tolto, l'ho tolto, appariva a me. Allora, l'altra fonte accanto alla Bibbia è la liturgia. Queste sono le due fonti della vita cristiana, della vita del credente. Non sbaglio a dire cristiana perché erano le fonti anche, sono le fonti anche dell'ebraismo. Ecco, il nostro Dio si rivela attraverso la Bibbia e si vive attraverso la liturgia. La liturgia fa parte integrante, l'abbiamo già visto, in fondo Maria Montessori ha iniziato la sua esperienza religiosa proprio attraverso la liturgia. La liturgia fa parte integrante della catechesi del Buon Pastore, a partire anche questo da un'età molto piccola. Qui vedete un piccolo, che più piccolo forse non si può immaginare, è un piccolo veramente di pochi anni, che ha lavorato lui, ha preparato lui tutto quello che ha davanti. E quello che ha preparato, come diceva Maria Montessori, lo porta a una grande contemplazione. Ecco, non mi preoccupo di usare questo termine. I bambini sono capaci di grande contemplazione di fronte al mistero di Dio, ecco la loro dignità. Quindi, le fonti della catechesi del Buon Pastore sono la Bibbia. C'è la liturgia e altra fonte, come proseguo, non so come posso andare avanti. Sempre della liturgia, vari gesti, la liturgia sono gesti, la preparazione del calice, i gesti liturgici, l'epiclesi, l'offerta, i gesti della messa. Il battesimo, ecco, tutto quello che fa parte, ma Bibbia, liturgia e poi un'altra fonte, direi forse quasi la prima fonte della catechesi del Buon Pastore è proprio il bambino. Il bambino nelle diverse fasi del suo sviluppo. Già, ho fatto cenno a questo, perché nelle diverse fasi del suo sviluppo passa anche attraverso diverse fasi del suo sviluppo religioso. Non c'è solo uno sviluppo intellettuale, fisico, psicologico, ma c'è anche uno sviluppo religioso. Ed è questo sviluppo religioso che è stato e continua ad essere oggetto della grande osservazione da parte del catechista. Bambini piccoli, bambini infanti, fanciulli. Intorno ai 6, 7, 8 anni, già con altre capacità, altre esigenze, e poi il bambino nella preadolescenza e il ragazzo nell'adolescenza. Sono persone molto diverse. Un adolescente non è un fanciullo. Un bambino di 3 anni non è un bambino di 8. E religiosamente parlando, occorre conoscere bene quali sono le esigenze religiose. È il bambino, ancora una volta, che ce le ha mostrate e ce le ha fatte capire. Gianna Gobbi era un'educatrice montessoriana e quindi conosceva bene, dal punto di vista pedagogico, direi anche psicologico,
umano lo sviluppo del bambino lungo gli anni. Sofia Cavalletti non aveva questa conoscenza, ma non avendo un programma già fatto religioso, non avendo da svolgere un itinerario preparato, ha osservato, ha provato, sperimentato. Questa sua esperienza è stata provata, sperimentata in tante altre parti del mondo. Le risposte sono state straordinariamente le stesse, e allora ecco che si è potuti avere una certa certezza nel dire: a questa età va bene questo tipo di annuncio, corrisponde a quell'età. Quindi il bambino nelle diverse fasi e poi un ambiente. Ma sull'ambiente preferisco adesso non entrare. Io, se siete d'accordo, se vi sembra già messo, diciamo, molti elementi, preferirei concludere qui, se Bene. ancora vi sembra. Ecco, mi Sì, pare sì. che già c'è stato, ho già detto tanto, comunque su tutto quello che ho detto torneremo a parlare. Questa adesso è una prima, proprio un precorso, un'introduzione all'introduzione del corso, ecco, per avere un'idea sempre il più possibile globale, poi ci fermiamo di più su vari aspetti. Bene, diceva Francesca che dal 1967 al 72 c'è stata questa formazione ufficiale al Vicariato di Roma, quindi è bello fare Siamo tornati al vicariato. ogni tanto rinnovare. Siamo tornati in vicariato, al terzo piano. Me lo ricordo bene quel salone. Bene, sì, io direi di concludere anche perché.